Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come potete vedere da questo bellissimo mega scatolone, oggi sarà un video unboxing. Per la precisione andremo a aprire e a installare il nuovissimo robot aspirapolvere e lavapavimenti della Yedi, ossia lo Yedi Hybrid 2022. Il video di oggi l'ho diviso in tre parti. Nella prima parte vi mostrerò le caratteristiche tecniche, andremo a vedere il contenuto della confezione. Nella seconda parte andremo a fare l'installazione con l'app Yedi, così vedrete esattamente passo per passo tutto quello che dovete fare per installare questo bellissimo robot. E nella terza parte andremo a fare il test pratico, ci sposteremo giù, lo andremo ad attivare, lui farà subito la mappatura di tutto il piano terra, dopodiché farà l'aspirazione e come ultima fase il lavaggio. Fatta questa premessa, partiamo con l'unboxing. Andiamo ad aprire e a vedere cosa troviamo in questa bellissima scatola. Tada! Guardate che spettacolo! Adesso vi elenco tutte le sue caratteristiche tecniche e dopo andremo a analizzare uno per uno tutti i suoi accessori. Nella confezione oltre robot Yedi Hybrid troviamo la stazione di ricarica, l'alimentatore, il manuale utente comprensivo di lingua italiana e un panno strap rimovibile. Per quanto riguarda la scheda tecnica, ha una potenza di aspirazione di 2300 Pascal, capacità di serbatoio di 240 ml, dimensioni 350 di lunghezza, 350 di larghezza e 77 mm di altezza, capacità della batteria di 2600 mAh, controllo vocale compatibile sia con Alexa che con Google Home e applicazione Yedi disponibile sia su Play Store che su Apple Store. Per quanto riguarda il prezzo, lo Yedi Hybrid 2022 viene venduto a 299 €. A mio parere è un ottimo prezzo perché questo modello non ha solo la funzione di aspirazione come i suoi competitor, ma anche la funzione del lavaggio. Ma non è tutto, perché attualmente su Amazon è in offerta a tempo a 209 €, bensì 90 € in meno rispetto al suo prezzo di lancio. Per cui se siete interessati a questo bellissimo robot o semplicemente siete stufi di pulire casa, vi ho lasciato il link nella descrizione di questo video di questo bellissimo Hybrid 2022. Questa qui è la stazione di ricarica, guardate che bella! È molto compatta e anche leggera, va situata in un posto senza barriere perché il robottino deve arrivarci tutte le volte per ricaricarsi. Questi due sono i connettori di ricarica dove il robottino prenderà l'energia dalla stazione per ricaricarsi e questo è il cavo d'alimentazione che andrà collegato nella parte posteriore e attaccato alla vostra spina di casa. Questo è il panno estraibile, la parte superiore di colore azzurro è quella che verrà utilizzata da inserire sotto al robottino per pulire il pavimento, invece la parte inferiore è dotata di uno strap bianco e va attaccata direttamente alla base. Con una semplice pressione così, ecco qua. E infine troviamo il contenitore dell'acqua, eccolo qua, guardate che bello, va riempito con la semplice acqua del rubinetto, anche perché, come vi dicevo durante l'introduzione, questo Yedi Hybrid, oltre alla funzione di aspirazione, ha anche la funzione del lavaggio. E una volta riempito vi basterà inserirlo nella parte anteriore del robot, premete finché sentite un click e lui è già pronto per lavare. E ora, prima di procedere con l'installazione tramite app, vi faccio vedere tutta la parte interna del nostro robot e anche tutti i meccanismi della parte posteriore. Questa è la parte superiore, qui c'è l'obiettivo della telecamera che servirà per leggere il QR code della nostra applicazione. Aprendo lo sportellino troviamo il tasto d'accensione 0 e 1, qua c'è il secondo QR code e questo invece è il contenitore dove andrà a finire tutto lo sporco e la polvere raccolta dal robottino. Per estrarlo e pulirlo è semplicissimo, basta tirare su la manopola, spingere in alto e questo qua è il filtro e qua all'interno invece finirà tutta la polvere, i capelli eccetera. A voi vi basterà svuotarlo, pulirlo e una volta che l'avete fatto lo andrete a reinserire nella parte anteriore. È molto semplice, pratico e istantaneo. Questa invece è la parte inferiore, qua troviamo le due ruote motrici, eccole qua, tanto si possono anche abbassare e alzare, guardate. Qui invece è il ruotino che serve per direzionare il movimento del robot. Qua invece ci sono le spazzole di pulizia. Tra l'altro anche questa spazzola, guardate qua, si può estrarre per pulire. Basta premere questi due tasti, si aprirà il contenuto e voi potrete anche estrarre la spazzola ogni tanto per fare una piccola pulizia delle lamine. Guardate, è molto semplice, come avete visto, aprire e chiuderla. Poi va inserita in quel foro nella parte destra. E semplicemente vi basterà reinserire la parte superiore e qua è già rimontata. Questa invece è la parte dove andrà riempita d'acqua per fare la fase del lavaggio. E ora siamo arrivati finalmente al momento dell'installazione. Prendete il vostro smartphone e andate a scaricare l'app Yedi o su Apple Store o Play Store. Infatti è disponibile per entrambe le versioni. Io ad esempio ho Play Store, per cui apro il Play Store, vado a scrivere nel motore di ricerca Yedi. Eccola qua, è la prima del risultato di ricerca. Fate installa, premete sull'icona che avete appena scaricato. Vi chiede di scegliere la regione e la lingua, per cui andate a scegliere Italy per quanto riguarda la regione e italiano ovviamente per la lingua. Mettiamo Italy, ok, scegliamo italiano, salva, procediamo.
Facciamo accetta. Arrivati a questo punto dovete cliccare su registrazione. Per fare la registrazione vi chiede una mail e una password. Voi inserite la vostra mail e la password, vi arriverà una mail con un link che dovete confermare, voi lo premete e così avrete completato la registrazione. Una volta completato l'accesso arriverete a questa schermata e dovete premere aggiungi robot. Andate a cercare il modello corretto, in questo caso selezionate Yedi VAC Hybrid. Dopodiché inserite la vostra password del Wi-Fi, fate avanti, arrivate a questo punto vi verrà chiesto di accendere il vostro robot. Per fare ciò vi basterà aprire lo sportellino anteriore in questa maniera e spostare la levetta rossa da destra a sinistra. Dopodiché richiudete, lo posizionate sempre in maniera orizzontale, fa anche un rumore acustico, eccolo qua. Come avete sentito, per essere sicuri che sia acceso vi basterà aspettare il segnale acustico. Siamo quasi alla fine della procedura, adesso vi aprirà nell'app un QR code e questo QR code lo dovrete andare a far scansionare dalla telecamera del robot. Per fare ciò dovrete avvicinare il vostro smartphone a questa telecamera. Adesso lo facciamo insieme in diretta. Ingrandite bene il QR code e andate pian piano ad avvicinarlo alla telecamera. Ecco qua, ha vibrato, ha interconnesso il dispositivo. Una volta che l'avrete interconnesso al vostro smartphone potete entrare e andare a settare tutte le impostazioni. Andiamo a darci un'occhiata. Premete l'immagine del robot, dopodiché vedete vi dà area, automatico e personalizzato. Come vedete c'è scritto area perché potete personalizzare l'area del vostro pavimento da pulire, per cui se vi interessa pulire solo una metà, tre quarti o solo una piccola parte, voi la selezionate e lui pulirà esclusivamente quella zona, oppure fate automatico e lui pulirà interamente tutto il vostro pavimento. Potete anche scegliere la potenza di ispirazione a tre livelli, basso, medio, alto, in questo caso lo lasciamo basso. La cosa che mi ha stupito piacevolmente è che questo robot è dotato anche di sistema vocale e in questa impostazione potete anche regolare il volume dell'audio. Adesso provate a sentire, aumenterò il volume e lui parlerà per darmi l'indicazione dei decibel. Siete pronti? Lo metto al massimo. Pronto per iniziare. Ho apprezzato tantissimo questa funzione perché altri robot che avevo testato avevano solamente la lingua inglese e invece la Yedi ha scaricato anche l'aggiornamento in italiano. Quest'app è veramente formidabile perché vi fornisce tutte le informazioni di cui avete bisogno. Ad esempio, se premete i tre puntini in alto a destra, vi dà le indicazioni sull'usura, sulla spazzola laterale, sulla spazzola principale e anche sul filtro. Per cui se non siete sicuri di quando pulire o cambiare i componenti, vi basterà entrare nell'app e andare a verificare la percentuale. E ora che abbiamo completato la procedura di installazione non ci rimane che andarlo a testare. Ho delimitato metà del mio piano terra, altrimenti il video sarebbe diventato troppo lungo per pulire tutto il piano intero. Adesso vi faccio vedere come l'ho predisposto e dopo facciamo partire subito il robot. Questa è la stazione di ricarica, qua c'è il nostro robot che si sta caricando come vedete dal LED lampeggiante e questa è tutta la sezione che ho delimitato per far fare la pulizia, compresa anche la parte della sala da pranzo, le sedie, per cui sarà anche difficile per i suoi sensori cercare di capire dove passare e dove no, e vedremo se riuscirà a fare tutto il passaggio senza né incastrarsi e pulire completamente. Siete pronti? 3, 2, 1 e diamo il via alla pulizia. Avvio della pulizia. Come vedete si sta già muovendo e adesso comincerà a mappare tutta questa zona, la memorizzerà e voi potrete dal lavaggio successivo decidere se farla lavare completamente tutta l'area o solo una parte. Come avete visto, grazie ai sensori riesce a riconoscere subito gli ostacoli e le pareti senza provocare né danni al vostro arredamento né danni al robot stesso. Adesso che ha finito la pulizia, guardate, in automatico, leggendo le onde che gli manda la stazione di ricarica, ritorna direttamente alla base per ricaricarsi. Guardate, guardate che figata. È proprio preciso al millimetro. Avvio della ricarica. Avete sentito, adesso è tornato alla base, si è spento e come avete sentito dal vocale ma anche del LED lampeggiante si sta già ricaricando. E ora non ci rimane che scoprire quanto sporco è riuscito a raccogliere durante la pulizia. Come prima cosa andiamo a spegnere il nostro robottino. Mettiamo in zero e qua è tutto il contenuto della sporcizia raccolta. Guardate quanta sporcizia, capelli e polvere è riuscito a raccogliere, guardate, è veramente impressionante. Questo è tutto lo sporco che è riuscito a raccogliere semplicemente in un singolo passaggio. Ora passiamo alla seconda fase, il lavaggio, andiamo a riempire il contenitore d'acqua. Eccolo qua, abbiamo già riempito, andiamo a reinserire il contenitore. Ritornate nell'app e selezionate sempre lo Yedi Hybrid, dopodiché andate
in fondo per vedere tutte le impostazioni che potete personalizzare. Ad esempio potete personalizzare il flusso d'acqua. In questo caso proverò il secondo livello e appena cambierò l'impostazione il robot con un vocale mi dirà l'avvenuto cambiamento. Guardate. Livello dell'acqua cambiato. E ora che ho settato tutte le impostazioni non ci rimane che far partire anche il lavaggio. Siete pronti? 3, 2, 1, via. Avvio della pulizia. Come vedete sta già cominciando a lavare il pavimento. Si vede anche benissimo l'acqua. Guardate che figata. Adesso lo lasciamo andare per 10 minuti e dopo vi farò vedere come sarà il pavimento dopo la sua pulizia. La cosa bella è che nello smartphone mi dice anche i metri quadri che sta pulendo, potete monitorare la posizione del robottino. E come avete visto, quando la pulizia è completata vi arriverà la notifica e il robottino, come vedete da questo puntino nero qua, andrà nella parte verde dove si andrà a ricaricare. Ora che si è asciugato vi voglio far vedere da vicino quanto è venuto pulito il pavimento, guardate che bello, non si vede una traccia di polvere ed è così proprio dappertutto, guardate. Ha veramente fatto una pulizia rapida e super precisa. Non ho trovato, guardando tutti gli angoli, né pezzi di polvere e né qualsiasi sostanza di scarto scappata durante la pulizia. E tra l'altro, guardate, ha pulito anche perfettamente le linee di fuga. Tra l'altro l'app è molto comoda perché infatti potete attivare e disattivare i robot anche da remoto, ossia se siete a fare la spesa o al lavoro lo potete far partire, così lui pulirà e laverà e quando tornerete a casa troverete tutta la casa pulita. In conclusione devo dire che questo Yeti Hybrid 2022 è andato oltre le mie aspettative. Ha praticamente pulito tutto, aspirato un sacco di peli e di polvere, ha lavato perfettamente tutto il pavimento, per cui devo dire che non ho trovato particolari difetti su questo prodotto. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link di questo bellissimo aspiratore robotizzato, i link dei canali Telegram se volete risparmiare con le offerte a tempo di Amazon e i link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare video su YouTube. Detto questo siamo arrivati alla fine anche oggi, un saluto da Luca Tac e dal bellissimo Yeti Hybrid, vi do appuntamento al prossimo video, ciao!